Bologna maltratta ancora una volta la Samp, già cacciata fuori dall'Intertoto. Partita intensa, difficile da dimenticare. Ottavo, punizione di Ortega. Palmieri salta bene al momento giusto. Brividi gelati lungo le schiene rossoblù. La Samp tiene palla con disinvoltura, il Bologna ci impiega una mezz'oretta per riordinare le idee, ma poi comincia la rumba. 25esimo, Ficini maltratta Signori, cartellino giallo. Mazzone ha ancora qualcosa da dire a 30 lange e non sono complimenti perché l'arbitro conclude con un prego, si accomodi fuori. Corner di Signori a cercare la testolona bionda di Anderson, il montante nei pressi. 41esimo, Cappioli con caparbietà conserva un pallone prezioso sulla fascia, invito di Maini per Anderson. Ferrone battuto, la traversa, no. È assedio, Signori per Kolivanov, Ferron distinto, Balleri per caso, non va dentro neanche per sbaglio. In apertura di ripresa uno slalom di Ortega che non preoccupa più di tanto Antonioli. Quarto, Jacopino manda 30 lange a quel paese, platealmente. Arriva il secondo giallo, Samp in 10, da qui in avanti solo Bologna. Nono, sinistro velenoso di Beppe Signori, risponde alla grande Ferron. Decimo, Bologna a 5 punte, Anderson, Kolivanov e Signori ci sono già. Arrivano sulle fasce Binotto e Fontolan, fuori Eriberto e Cappioli. Quindicesimo, Signori a 7 vite, ancora una pezza miracolosa di Ferron. Ci provano anche i difensori, Bia cerca l'angolo. Ferron non corre alcun rischio di raffreddarsi, ma il gol è maturo. Ventesimo, Jonathan Binotto per Signori. Beppe gol è davvero tornato quello di un tempo, il Dall'Ara esplode, ancora Signori, davvero inesauribile, tiro cross, Kolivanov con un attimo di ritardo. Il Bologna non ha più ossigeno, ma il coraggio non è finito, intesa deliziosa, Signori Anderson, triangolo interrotto da Ferron, i rossoblù sono ancora lì, sponda di Anderson, Ingesson per Kolivanov affrontato da Tergo da Balleri, forse una ginocchiata nella coscia, poi il russo viene trascinato a terra, rigore, Balleri espulso, espulso poco dopo anche Franceschetti, la Samp conclude in 8 sul dischetto Igor Kolivanov, è un rigore delicatissimo ma Russo fa il suo dovere, 2-1, ancora un duetto, Signori, assist per Kolivanov, il 3-1 incredibilmente non arriva ma l'ultima occasione è bucerchiata, Legl subentrato ad un inesistente Jovicic sparacchia a salve. Per la Samp una serata da incubi, il Bologna corre e diverte.